ci sono le mosche. Allora, inizia la parte 2 del fuck. Come? Che vuol dire fuck? È sempre una parola. No, fuck, F-A-Q. Ah, specifichiamo, perché fuck significa un'altra cosa. Vabbè, comunque, dato che il video precedente era un po' troppo lungo, abbiamo fatto una seconda parte in cui risponderemo alle domande che ci avete fatto. Perché ho pensato, dato che sono tipo 4 anni che ci chiedete queste domande, infatti sono dovuta andarle a prendere da tutte le cose, i post che avevo messo dicendo fateci delle domande a me e a Romola, a cui non abbiamo mai risposto, ho detto vabbè dai, una volta che lo facciamo dopo 4 anni almeno perché rispondiamo sono pigri. A quasi tutte, almeno la metà. No, la realtà è che, scusate, la realtà è che come in tutti i migliori film c'è sempre un sequel. Esatto. Oh, wow. Allora, partiamo. Ah, ok, allora, estate ci chiede. C'è, tipo, sto domanda di 10 mesi fa. C'è stato un preciso momento in cui avete capito che non sareste potuti essere solo amici? Oppure anche una situazione del tipo che eravate amici e in realtà tutti avevano capito prima, sì, ma poi vi sareste messi insieme? Allora, tutti tranne lei. I nostri capito. Compagni lo sapevano, tipo, dall'inizio della scuola. No, dall'inizio della scuola no. Dopo 2 giorni. No, vabbè, no. Prima dopo 3 giorni. Dopo 2 anni. Sì. Al terzo, secondo anno. Però l'avevano capito alla fine tutti, tranne lei. Sì, questo è vero. Io l'ho capito esattamente in una situazione di particolare in cui io mi sono trovata in difficoltà seria, e l'unica persona che, diciamo, è riuscito a farmi ritrovare la calma proprio mentale in quel momento è stato lui. E lì ho capito che non avrei potuto vivere senza di lui, e quindi lì l'ho capito che insomma non potevamo stare lontani l'uno dall'altro. Io l'avevo capito prima. Qualche anno prima? Sì. Vabbè. Allora, Martina Azzurro ci chiede: avete mai pensato di avere figli in futuro? In futuro? In futuro? Sì, perché no? La mia stirpe con... Solo la tua. La mia stirpe. Solo la tua. No, la nostra stirpe. Orietta Bolognini ci chiede: a chi piace di più il mare? Allora, il mare a me. La natura in generale a tutti e due, però il mare a me, ma perché, vabbè, dai, mi chiamo Marina, cioè ci sta, dai. Però sono nutrita meglio io. No! Raga, io che amo fare apnea, sono un po' di anni che non faccio apnea, perché per stare con lui in, diciamo, un metraggio vicino alla riva. Ma non è vero, io... Perché se mi allontano non mi posso fidare di lui, perché, cioè, se affoga pure lui dietro me, vero, quindi... Non è vero, perché io sono rispettoso. Aspetta un attimo. Okay. Perché io rispetto il mare, c'è un senso di rispetto non reciproco. Non sa nuotare, c'è un nuotare. Senso di rispetto reciproco, io e lui... Ci rispettiamo, quindi sappiamo cosa possiamo e non possiamo fare. Bibi ci chiede: c'è qualche passione che vi accomuna? Sì. Cioè, parecchie cose in realtà, quasi tutto. Ad esempio, ci piace. Passione intesa come... Cose che condividiamo. Le cose così. Sì, no, ma allora, sicuramente non è una passione, ma una cosa che condividiamo è il piacere del mangiare insieme, perché non è una cosa che tutti condividono, cioè... Io proprio certe volte esco solo per mangiare con lui, perché proprio il fatto di mangiare insieme è una cosa che mi rende felice. Oppure il fatto di cucinare per lui mi piace tantissimo. Quindi questa cosa ci... Vabbè, poi abbiamo detto già la natura, poi diciamo le avventure in generale. Sì, vivere, diciamo, delle avventure che ci creiamo da soli. Lo sport anche. Vabbè, sì, il calcio, ma nel senso che non è che lo condividiamo entrambi, vabbè, certo. Che lui... gioca agonisticamente. No, non fare così perché il microfono funziona. Lui gioca a calcio e io condivido la sua passione, nel senso che lo vado a guardare a tutte le partite per sostenerlo anche dall'esterno, perché mi fa piacere, penso gli faccia piacere pure. Sì, molto. Allora, qual è stata la particolarità che avete colto dell'una e dell'altra? La particolarità in che senso? Nel senso vabbè, che... allora, penso che una cosa diversa da Romolo, cioè una cosa diversa probabilmente intende una cosa... Perché è diverso dal resto delle persone, penso io. Mm-mm. Vabbè, lui è proprio diverso dagli altri, cioè, in generale. Lei. Esatto, e è proprio un'altra cosa. Cioè, la particolarità è lei. Esatto. Vabbè, se dovessi dire un aspetto, che probabilmente è una persona non leale, ma proprio che non mi tradiresti mai. Proprio non mi tradiresti mai come donna, capito? Come tua compagna di vita. Ecco. Fedele. Sì, fedele, nel senso, dai, intendo a livello di relazione, poi a livello lui di persona, cioè, è proprio sopra un altro livello rispetto a tutti i ragazzi che conosco, cioè,
però. Beh, ci sono pure quelli che non conosci, che magari che ne sai. Sei unico al mondo. Vabbè, e tu? E io. È lei la particolarità. Cioè, lei la particolarità rispetto al resto. Al resto tutto. Tutto? Al resto tutto. Va bene. C'è una luce diversa. Vabbè, andiamo avanti. Ok. Perché mi imbarazzo? Ah, Trinidad ci chiede quando. Bellissimo nome Trinidad, se è un nome vero. Non è un nome vero, credo. Comunque, quando e come avete capito di esservi innamorati l'uno dell'altro, l'abbiamo detto nel video precedente. Ad oggi, come è cambiata la vostra relazione? Siete stupendi e vi auguro un futuro pieno di felicità. Grazie. Grazie intanto. Vabbè, sì, dai, inizia tu. Come è cambiata la nostra relazione? Ci siamo fidanzati ad adesso, non come da amici o fidanzati, da inizio fidanzati ad adesso, dopo qualche anno. Beh, c'è un. Non mi viene il termine, però voglio. Cioè, so quello che voglio dire. C'è un. Un evolversi. No, proprio è un termine specifico per dire. Ecco, non mi veniva. C'è una confidenza proprio diversa nelle piccole cose, tipo cose che comunque all'inizio non mi sarei mai permesso di fare o dire, le dico di bene. Cioè, anche se eravamo già amici, però c'è proprio una confidenza diversa. Sì, mi ha dato la mano e mi sono preso la. Sì, è vero, poi. Per me è stata proprio una cosa che mi ha assorbito al 100%, nel senso che proprio è stato un evolversi non solo di noi due come coppia, ma anche di me come persona e come donna. Beh, anche io posso dire la stessa cosa, come quindi, uomo. Come donna. Quindi anche una crescita personale. Una crescita sia individuale che. Esatto. Vabbè, da quanto state insieme? Circa 3 anni, l'abbiamo detto già nel video precedente, però giustamente se si è. Guardate questo, quello no, da circa 3 anni. Poi, ecco, questa è bellissima. Non eravate cugini? No. Cioè, sì. Perché? Piccolo scoop. Siamo cugini. No, dai, ma veramente? Cioè, da dove è nata questa cosa? Siamo cugini. Assolutamente siamo no. Siamo cugini. Basta. Perché devi dire la bugia? Siamo ma perché cugini? Dire stronzate che ho un pubblico che magari è minorenne e pensa che è vera questa cosa? Si può fare, perché tra cugini escono figli storti. Non è detto che non siamo lo stesso, però siamo cugini. Sì, ma non siamo cugini, perché se no, se vogliamo fare un figlio, poi tutti ci dicono che nasce storto. Non siamo cugini, non gli credete. Siamo proprio uguali, purtroppo. Sì, identici. Carattere. Ecco qui, un'altra domanda che non capisco. Che giorno era quando vi siete messi insieme e chi l'ho chiesto? Venerdì, giovedì forse. No, forse è giovedì veramente, mi ricordo. Ma non c'è una data. Era un giovedì, però. Che stai dicendo? Giovedì di un agosto. Non era. Raga, non abbiamo una data, perché non è mai successo che tipo lui lo abbia chiesto giovedì, a me giovedì. O io lo abbia chiesto a lui. Cioè, ma che vuol dire? Non è stato un evolversi. Giovedì. Di nuovo ci chiedono se abbiamo intenzione di avere dei bambini. Vabbè, questa è una domanda molto ricorrente. Cioè, infatti vino poco i cazzi vostri. Scherzo. Nel senso, con calma. Aurora Spampinato ci chiede come hanno reagito i tuoi genitori al fidanzamento. Allora, probabilmente mia madre lo sapeva prima che lo sapessi io. Quindi, non c'è mai stata quella cosa tipo mamma, sai, ti devo dire che io e Romolo ci siamo fidanzati. No, perché ripeto, lui frequentava già, cioè la conosceva mia madre, perché abbiamo vissuto, insomma, tante esperienze insieme, perché facevamo la andavamo in classe insieme, quindi insomma, cioè, non è mai stata una cosa tipo ciao, ho conosciuto un nuovo ragazzo e ci siamo fidanzati, quindi. Come no? Allora, Angela Benny mi chiede: ciao Marina, spero leggere questo commento di una tua iscritta Regina. Vorrei vorrei chiederti cosa ti piace di lui e cosa odi, e anche lui se vuole rispondere alla stessa domanda. Quindi praticamente cosa mi piace di te e cosa odio a livello caratteriale. Allora, mi piace di lui, l'ho già detto, la sua premura nei miei confronti, quindi il suo preoccuparsi di come sto, di come non sto, di quello che sento, il fatto di starmi così appiccicato che a me piace, se tipo lo sento lontano anche fisicamente, ma anche non è che fisicamente che mi devo abbracciare, ma tipo se non mi dà la mano, queste piccolezze, un po', capito? Invece lui è proprio una persona che fa attenzione anche alle piccole cose e questo mi piace da morire. Odiare niente, perché se ci fosse qualcosa che odio glielo direi, però un brutto difetto, ma veramente brutto, porca, e che non mi risponde mai ai messaggi. Perché colpa mia? E in più mi dice la metà delle cose. Ma perché? Non farla preoccupare.
C'è una motivazione. No, non è per non farla preoccupare, che ha così tante cose nella testa e che si dimentica di comunicarmi le cose tutte. Vabbè, che succedono. No, no, le cose più importanti, invece, le cose toste magari. Io invece, che ho tanta confusione in testa, però mi sforzo di metterle in ordine per farlo stare tranquillo, perché specialmente nel momento in cui viviamo lontani, dato che io sono una studentessa fuori sede, no, e non possiamo stare insieme tutti i giorni della nostra vita, purtroppo per adesso, per un fatto di, guarda, ti informo di tutto quello che faccio, pure di quante volte vado a fare la pipì, così stai tranquillo. Mentre lui non ha questa cosa nei miei confronti. No, non è che non perché è uno stronzo. Non è così assolutamente. No, vabbè, scherzi, in generale lui non parla tanto, è una persona che sta molto... è molto quiet, quindi per questo andiamo d'accordo, perché io parlo e lui no. Sì, e quindi io che devo dire? Niente. No, niente, non no, posso no, dire. No, scherzo, sì, la stessa cosa che vale per te. Ma è una cosa che amo, è una cosa... Allora, amo la sensibilità, l'avevo già detto, mi sembra, l'ho detto mille volte, questo video sembra scemo. No, comunque sì, la sensibilità è anche la sua iperattività, questo sì. E poi una cosa che, non è che odio, però una cosa che è subito, è super permalosa. Ma solo con lui, giuro. Super. Solo con lui. Super. Dico... Cos'è? È già solo con lui, perché io nella vita non sono per nulla permalosa. Cioè, mi puoi dire pure che sono la peggio persona del mondo, non me ne frega niente. Solo con lui sono proprio veramente... Sì, dico... Tipo, che ne so... Anche tipo se... Ho detto quella patatina, poi hai detto che sono cicciona. È vero, è vero. Infatti lui ha tanta pazienza con me. Marina... Ciao, come va? Chi ha fatto il primo passo? Io, decisamente. Chi è il più geloso? Io, decisamente io. Cioè, io sono un geloso tipo le razze che stanno nell'ombra poi attacco. No, io sono più geloso. Io invece sto sia nell'ombra sia allo scoperto. Io vedo e so tutto. Ho i miei cecchini ovunque, pronti a sparare se ce n'è necessità. Io non dichiaro niente perché potrebbe essere usato contro di me, però io sono più geloso. No, io sono più gelosa, seriamente. Salutiamo la nostra amica di Reggio, intanto, che prima... E non l'abbiamo saltata, di Reggio, con il nostro compaesano. Beh, più o meno. Sì, dai, siamo tutti Pure presa. Questo è di Reggio. Avete un vostro posto, un posto dove vi piace andare da soli? Sì, però non ve lo diciamo, perché sennò non è più il nostro. Qual è? Ma sei un genio. Ma che sono genio, è nostro, cioè non so. Sì, è vero, c'è proprio un posto che è solo nostro, veramente. No, io pensavo posto nostro, tipo, che ne so. Ma no, posto. Un posto in cui... Amore, nel senso, un posto in cui spesso andiamo, alla fine non ci andiamo spessissimo, però... cioè andiamo molto più spesso in altri posti, però quello è proprio nostro, nel senso che non lo conosce nessuno. Sì, cosa vi accomuna di più e in cosa siete gli opposti? Gli opposti, io parlo tanto e lui parla poco, ma penso solo questo alla fine. Cosa ci accomuna di più? Che siamo carini. Vabbè, comunque, aspetta, poverina, Sofia ha detto, mi volete bene? Un abbraccio, certo, un abbraccio, sì, ci dobbiamo volere tutti più bene in questo periodo. E non so. Vabbè, è finito. È finito. Sì. Che dire, questi due video sono finiti. Speriamo tanto che vi siano piaciuti, che vi abbiano insomma anche chiarito alcuni dubbi, tipo se siamo cugini e non siamo cugini. Perché devi dire falso? Dai, no. Ecco un difetto di Romolo. Certe volte è troppo ripetitivo. Quando mamma mia, quanto è ripetitivo. Ah, un altro difetto. Non l'avete fatto. Un altro difetto. Non ce n'era manco uno prima. Un altro difetto. Parla, cioè, certe volte si mette a parlare con delle persone che magari messano pure sulle palle. Ma non è vero. Ah, è la miseria, quanto se la tira lunga, eh. Vabbè, allora... Vabbè, non è che posso essere scortesso. Mamma mia, non tronca mai la cosa. Non ci sono io che tronco, lui non tronca. Cioè, non è che... No, è una questione di cortesia. Sì, ecco, un altro difetto di Roma. Che sono cortese. Sì, è troppo cortese. Troppo gentile, anche troppo... Troppo disponibile. Un giorno c'è una signora che ci ha chiesto... Cioè, una signora a casa totalmente, veramente... Che ci ha chiesto, dove, signori, ma dove state andando? Riferito a me, che stavo scendendo dalla macchina sotto casa mia. E io gli ho detto, sto salendo a casa. E fa, no, pensavo andaste verso Catanzaro. E gli fa, Romolo, dovete andare a Catanzaro, vi accompagno. È una signora grande, poverina. Capito, ma non sai chi è. Una questione di cortesia e gentilezza. Dobbiamo essere... Adriano Celentano ci ha fatto pensare, dobbiamo essere più gentili, tutti più gentili. C'è poca gentilezza nel mondo, non va bene. Non dobbiamo fare la guerra dei poveri.
Comunque è stato molto imbarazzante questo. No, non lo so, quella sensazione di essere osservato. No, invece io no, perché ormai sono abituato. Di stare attento a quello che come parlo, perché io parlo strano. Vabbè, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi mandiamo un bacio e ci vediamo presto. Un grosso abbraccio anche. Al prossimo video. Ti aggiuriamo di fare prima dei 4 anni prossimi, come è già successo per questo video. Se qui. Vi piacciono questi video, se vi piacciono, se vi dà fastidio, non ne faccio più. Cioè.